quartiere del vigile samaritano, per loro l'indagine è un'ulteriore umiliazione. Sante parole, commendatore, sante parole. Ma sarebbe utile sapere che malattia ha. Come vi sentite? Mi sembra che stia proprio male, eh. Credo che sia pericoloso farla parlare di contessa. Ma dopo che avete portato soltanto dei medicinali, volevate che ridessero? Let me the cross. Cosa ho detto? Mettiamoci una croce sopra. Ah, ecco. Scusate, buona donna. Lei è scusata. Sì. Ma non pianga, buona donna. Siamo qui per cercare di aiutarla. Suo marito lavora? Fannullone, che abbia anche il vizio di bere, eh. Ma venuto con la casa e picchia la moglie, ubriaco, sì, guardate in che condizioni è ridotto quella donna, che squallone, che tristezza. Avanti dito, le fiamme nere, sono come simbolo delle tostiere, sono anche molti, divoro il piano, pugni al freddetti, la donna è vero! Vecchio fascista? No, vecchio rimbambito. Trauma psichico contratto sul fronte greco. Fronte greco? Ma sembrano 90 anni? No, sembra, perché è un relitto. Ma guardate che costava un altro di 50 anni, eh. Oh, mamma. Mamma mia, sì. Il trauma, la miseria, guardate come lo hanno ridotto con l'uomo. Bene, che facciamo allora? Io proporrei di dare un'occhiata all'abitazione. Anche per renderci conto delle condizioni igieniche in cui vivono questi proletari. Inoltre, la contessina. Devo andare alla toilette. Nel mio letto? Alla toilette? Devo andare in bagno. Ah, scusi, ma non ho capito. Ha un urgente bisogno di espellere un certo quantitativo di urea. Urea? Devo fare la pipì. Ah, non siamo indiscreti, vero signora? Se volete vi mostro la stanza dove dorme il vecchio padre. Venite, contessa. Andiamo. Oh, guardate, una stanza senza aria, senza finestra. Prego. Guardate, di persona, prego, contessa, prego. Ma lo sgabuzzino! Guardate, non ho mai visto una situazione più drammatica di questa. Ma non c'è letto? No, per forza, è paralitico da una sua padrona. E da quell'altra parte? Da quell'altra parte, contessa, non lo so, guardate, ma andiamo a vedere, prego. Letto, seguitemi, prego. Prima voi, prego. Sì, Valeria, io non ce la faccio, guardate che fa un caldo della miseria. E poi a me sembra veramente, ma che commedia simone ci fa? No, dai, stai tranquilla. Il più è fatto, lasciatore Salvatore. Il defensa. 30.000 lire. 30.000 lire. Un orangotango, vergognati,
Guardate in che condizioni avete ridotto la vostra famiglia. La mia famiglia? È la mia. Vergognati, dovreste andarvene per sempre, invece di tornare a casa ogni volta ubriaco a picchiare vostra moglie. Signore, veramente è stata lei a picchiare voi? Tutto. Come ha detto? Lei ha appena detto che a lui ne picchia lei. Quando è ubriaco, baronessa. E quando non è ubriaco, è lei che picchia lui, e fa bene. Andate perché non ci voglio vedere. Avanti. No. Un momento, commendatore. Voi così, in asprid disaccordo coniugale, invece è nostro compito portare in questa famiglia non solo aiuto materiale, ma soprattutto serenità in cuore. Nobile concetto, suor Razza, nessuno, ma non è applicabile a un simile individuo, rango. Signore, prego, chiedete scusa a vostra moglie. Sorella, io veramente... Vi prego, avvicinate le labbra e premendole il vostro affetto e un Ma cosa succede?
Ma cosa dici? Cosa dici? Cosa è successo, Dimitri? Dimitri? Dio mio, aiutatemi! Sì. Aiutatemi! Ma perché? Perché l'hai ucciso? Zia, 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 tranquilla, ci sono qua io adesso. Raimondo, ma cosa ha fatto Nicoletto? Zia, è stata una tragedia. Ma nome del cielo, spiegati! Zia, è stata una fatalità. Oddio. Nicoletto, sì, per scherzo, vedendo che la mia pistola fosse scarica, ha fatto partire un colpo contro la porta dietro la quale c'era Dimitri. Ed è morto? Sì. Nicoletto! Io sono il membro promotore del comitato di beneficenza, posso essere d'aiuto? Grazie mille, lei è molto gentile, ma purtroppo il fatto ha avuto quel dire. Dobbiamo assolutamente nascondere Nicoletto. Ma scusi, ma è proprio morto? L'ha colpito al cuore, non c'è stato niente da fare. Questo è proprio un muscolo sensibile, certo. Scusa, ma questo Dimitri è un parente della contessa Isotta? No. E va il cameriere. Ah, bello! No! Sempre un uomo, sempre tutte cose, eh! Però, ma... poverino, ma come è successo? Questo è fatto del commendatore? Come tutti, commendatore? Sì, 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 promessa, fuori dalla porta, a destra del canerotto, sì. Mi studi, commendatore? Baronessa, adesso lei è inopportuna, e se è la fine vicino del gabinetto, se mangi, dai, su! Non possono più arrestarlo, ma come hai detto dobbiamo nasconderlo subito. Sì, sì, bisogna nasconderlo subito, bisogna nasconderlo subito. Sì, ma sì. Dove? Tu non ti preoccupare, zia, non ti preoccupare. Il posto non ti va bene, è solo una questione di prezzo. Certo. A qualunque prezzo! Scusate, contessa, voi volevate nascondere vostro figlio? Ma certo! Ma lasciatelo qua! Come? Ma lasciatelo qua! In tutta Milano non potreste trovare un nascondiglio migliore. Ma chi volete che venga a cercare vostro figlio? Un nobile in questa casa di poveri disgraziati. E poi è pericoloso, muore Nicoletto, col pericolo che lo arrestino prima ancora di trovare un nascondiglio. No, 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 non dobbiamo perdere altro tempo. Andiamo, no, su. No, no, però a me sembra buona idea. Ma a me sembra un'ottima soluzione. Ma questa va male, non possiamo. Fatemi qui, io ho paura di... Noi fate il bambino. Io non voglio che tu rimanga qui. Scusami, Raimondo, invece credo che questo sia il miglior nascondiglio e poi decideremo. È una sciocchezza inaudita, ma fate come volete. Esatto. Grazie, commendatore, non so come ringraziarla. Essa, è un dovere per me, e poi questa è brava gente, ma guardi bene, è brava gente, si vede. Naturalmente poi bisognerà ricompensarla, perché questo rischia la galera. Certo, se certo. Se lo meritano, se sì, lo meritano. Sì, sì, se lo meritano, certo, certo. Io tranquillo, ci penso io a questo. Grazie, grazie, commendatore. Allora, noi andiamo allora, immagino, volendo rimanere da soli. Sì, sì, sì. Arrivederci. Oh, baronessa carissima, arrivederci. Ciao, ciao, bambine. Sa dove trovarli qua. Certo, certo. Ciao, Lazzara, è stato un piacere. Parla, signor commendatore, lei con noi ha fatto già fin troppo. Ma vede, io devo stabilire un buon opolo per questa povera gente abbandonata. Se io me ne vado, come fanno? Signor commendatore, la capisco benissimo, ma non vede che Nicoletto è in preda un forte shock nervoso? Ma io veramente... Non... Insomma, come glielo devo dire? Se ne vuole andare, questa non è casa vostra. Lei è il padrone di casa, giusto? O mi sbaglio? Ecco, un lavoro, lei è cortesemente di andarsene. Su! Ma sì, che commendatore, noi vi ringraziamo tanto, sì, ma adesso dovete lasciarci soli, È giusto, avete tutto il diritto di rimanere da soli in famiglia, certo, bene, allora io vado. Certo. Davanti al dito le fiamme nere sono come simbolo delle tastiere, davanti ai conti di Bora il piano, gli affreddetti, le bombe vanno, ma vanno piangere, c'è l'avanzata, tuo figlio è forte, in alto il cuore, asciuga il pianto della fidanzata, che nella santo...
dispiace di aver portato tanto frammonte, soprattutto di averne portato via il tuo angolino. È così carino. Oh, Genfo, che lei lo consideri così carino. Perché? Lei è abituato a vivere in chissà che bella casa. La prego, non me la ricordo. È vero, mi scusi, che sciocca. Dai, signor Nicola, spostiamo il tavolino. Sì, sì, volentieri. Come mai tante cartoline? Vedi, signor Nicola, questo è il mio lavoro. Le dipingerei? Sinceramente, le coloro semplicemente rosa e celeste. È un lavoro stupido, vero? Però a me piace. Il rosa e il celeste sono due colori così belli e nel dare un po' di colori a questi fiori, a questi paesaggi, mi sembra di togliere un po' di nero alla mia vita. È bello, una bella cosa. Guardi, signor Nicola, è un po' difficile, ma la mia matrigna mi riproverà sempre per questo. Dice che le altre ragazze non sono buffe come me. Anche a me riproveranno di essere diverse. Forse hanno ragione. Mia madre dice che sono strano. Sono state cose strane, non avrei fatto quello che fosse. Forse adesso non dovrei nascondersi. Signor Nicola, vuole sentire una bella canzone? È la mia preferita. Anche perché è l'unico disco che ho. Grazie. No, 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 no.
non sapendo chi bussava la porta. Andiamo subito alla fiore, ragazzi. Come sta mio cugino? È veramente molto scosso, pare una centrale elettrica. Nicola, come stai, tesoro? È terribile, non faccio altro che per farci. Ma stai tranquillo, tesoro, vedrai che andrà tutto bene. Raimondo, fare possibile purché non ti succeda nulla. Ecco, la zia ha ragione, tu cerca solo di non pensarci, altrimenti c'è da impazzire. Ma non pensa di quella paura. Oh, no, non lo dire nemmeno per scherzo. Dillo di bene, Guido. Sono per fare tanto cazzo. Veramente facciamo solo il nostro dovere, signora. Ma chi sarà? Hanno bussato? No, io non ho sentito nulla. Tu, Fiorella, per caso hai sentito bussare? No, mamma. No. Vedi, mamma, io sto in quel petto e ti giuro che mi sembra di aver sentito bussare. No, hanno bussato veramente, ho sentito anch'io dei colpi. Sì, li abbiamo sentiti proprio assolutamente. Intendi quel toc toc? Sono i nostri vicini, vero? Sì, vedete, è il vecchietto che per svuotare la pipa lo picchia contro la parete, allora si sente fin di qua. Signora, una pipa può fare tutto questo rumore? Vogliamo aprire la porta o no? Ah, sì. È la polizia! Sì, a caso, signor Nicola. Signorina, la prego, lo nasconda subito. Venga. Apre, signora. Va bene, ma non è nulla, vedete, sicuramente sta già andando via. E lo sento che sta scendendo le scale. Niente, signora, inutile. Chi nasce quadro non può morire toscio. Oh, commendatore! Contessa, carissima! Contessa! E come mai a quest'ora? Mi scuro ora alla casa Verdernanti, dove abbiamo celebrato il gran ufficerato del capostipite. E allora, stanno facendo, mi sono detto, cosa faccio ora? Vado a fare una visita alla famiglia. Scusi, signora, il vostro nome? La Manna, esatto. La famiglia La Manna, anche per vedere un po' come sta il caro Nicola, sapete, contessa? La responsabilità è anche un po' mia, non lo so. Molto gentile, commendatore. Sarebbe bene, contessa, in realtà. Signor commendatore, vorrei scambiare le due parole. Io vado a lei, ma ci mancherebbe. Prego, pure, sono a vostra disposizione. Ecco, vedi, ma non fraintenda quanto le sto per dire. Vede, noi desidereremo, anzi, vogliamo che in questi giorni lei non si vede a fare visita ai suoi beneficiati. Ah, lei capisce? Le visite in questa casa di una persona di alto rango come lei possono solo attivare le attenzioni e questo sarebbe un gravissimo problema per Nicola. Giusto. Ha perfettamente ragione, ma guardate che io non capito mai, quindi è una combinazione anche per vedere un po' come sta il caro Nicola. A proposito, dov'è il simpatico latitante? È là con Fiorella. Si è sistemato quello, Sta bene questa cosa? Sta bene? Sì, credo di sì. A proposito, quanto ho fissato per l'ospitalità che questa brava gente dà a mio figlio? 10.000, sì. Come? 15.000 lire al giorno. 15.000? Le sembra troppo, sorella. No, pensavo molto di più. Accidenti, vogliamo aggiungere qualcosa, contessa? Ora non è il caso. In ultimo faremo un bel regalo. In ogni modo, io nel pomeriggio ho già dato 20.000 lire. Ha fatto benissimo, contessa. Chi le ha versate? No, ha fatto malissimo! Quando vieni soldi, ci viene tutti, mi dispiace. Quelle 20.000 lire non le daremo più. E a noi cosa ci interessa? A me interessa che tutto vada a beneficio di questa brava gente, di questa povera gente, e non di quel delinquente. Contessa, la prossima volta, quando lei vuole fare una beneficenza, anticipo io, poi dopo lei me le restituisce con calma. Lei vuole sempre disturbarsi. Dovere, contessa, per me è un dovere, bene. Vogliamo andare a fare coraggio al caro Nicola? Certo. Andiamo allora. Sì, io devo trattenere mio favore. Però io ne consiglio di affrettarsi, perché il tempo promette tempesta. Prego. Ho la macchina. Signora, suo marito è in casa? E non l'avete visto? Dicevo, perché non l'avete visto, per caso lo cercate? Sì, ho bisogno urgente di parlarvi. Ma in questo momento, ecco, no, non si può.
perché di là è in camera sua. Ah, in camera sua, chiedo scusa. Allora devo farmi annunciare. Su, andate a chiamarlo. Ma è proprio urgente. No, è cosa molto urgente. Oh, Salvatore! Salvatore! Mi avete chiamato? Mi avete chiamato? No, signor commendatore, perché? Non mi era sembrato di sentir chiamare commendatore? Commendatore? No, vedete, stavo chiamando mio marito. Ma non è partito. Marito mio? Mio marito. Commendatore, su. Bene, meglio, addirittura della camera della moglie. Qui stiamo superando i limiti della decenza e del buon costume. Qui siamo all'orgia, siamo. Commendatore, mi spieghi che cosa ci trova di strano? Strano? Sì, competente, stai in manca camicia nella stanza nuziale, sa? Ma se ci sta pure nonno Simeone nella stanza nuziale, e ce l'avete fatto mettere voi? Ma c'è il nonno Simeone, c'è, sì, sì, sì. Certo, c'è. Signor commendatore, mi scusi, non è per non andarla via. No. Ma vede, nella confusione della sciagura, io e la contessa Isotta non siamo riusciti a prendere tutti gli accordi necessari con questa brava gente, per cui se non le dispiace. Raimondo, guardi, io devo rimanere, perché io, oltretutto, come membro promotore del comitato di beneficenza, devo constatare che il nonno Simeone sia stato sistemato alla perfezione. Vedete, non vorrei che l'abbiano messo dietro un paravento e non veda nulla, quindi donna. Vogliamo andare a vedere come sta nonno Simeone? E come volete che sta nonno Simeone? Quello è vecchio paralitico! Ah, certo, il nonno, ma il nipote è giovane e ci vede. Prego, buona donna, prima voi. Se non vi spiace, vorrei scambiare quattro parole con voi. Ma certo, silenzio, dite, sono i vostri comandi. Però mi raccomando, che sia una cosa assolutamente tra voi e me, non deve trapelare. Quando io voglio so essere muto, cieco e sordo. Avevo già capito che potevo fidarmi di voi. D'altra parte voi, tenendo mio cugino nascosto dietro un compenso, siete praticamente nostro complice. Complice a fin di bene, si intende. E allora? E allora, caro mio, voglio dire che sia voi che noi siamo interessati né a parlare di questo increscioso incidente, né tantomeno della cortesia ancora più delicata di quanto sto per chiedere. Cortesia pagata, si capisce. Si tratta di un'opera di bene, specialmente pagata. Dite, dai, di cortesia. Siamo sicuri di non essere ascoltati. Vi ripeto, nessuno della vostra famiglia deve sapere di questo. Ma che riuscivi, dai, dite. Si tratta di nascondere per questa notte sola una persona in casa vostra. Un'altra persona? Ma sì. Un'altra, proprio sì. Qui in casa mia? Ma chi è quella persona qui? È Dimitri. Dimitri? Sì, Dimitri. Ma poi non è possibile, Dimitri è cadavere morto? Beh, certo. Io dovrei nascondere un cadavere qui in casa mia? E cioè adesso allora la roba è grave, anzi molto grave. Mia, si tratta di una notte, mi venga incontro. Io so, ma se dopo vengo a saperlo? Non si preoccupi, ho predisposto tutto io. Senti, ma mi conviene proprio far sparire quella buon'anima qui, dai. È imperativo. Se cominciano le indagini e trovano il corpo in casa di Nicola, il ragazzo rischia di passare dei guai seri. Sì, ma si tratta di una disgrazia, su. Ma non è così facile a dimostrarsi. Vedete, Nicola ebbe un alterco alcune settimane non sono con Dimitri. E poi il ragazzo non è del tutto normale, è un ipersensibile. Tant'è che io sto cercando di convincere la madre a chiederne l'interdizione. E una roba la dieta per il culo, e se poi dopo ricevere un defunto. No, di questo non dobbiamo preoccuparci. Dimitri Eva Apolide. Cos'era chi? Dimitri Eva Apolide. Pure dopo il nome di Eva Apolide. E lui lo sapeva che era. Ma cosa avete capito? Almeno sapete cosa vuol dire Apolide? No. Capito. Apolide è un uomo civilmente senza patria. Dimitri quindi non aveva patria. Basterà dire che è partito e nessuno ci farà caso. Ci dico, ma sentite sempre occultamento di cadavere, dai, no, è troppo pericoloso. Io non ci sto a fare niente. Signor Lamanna, ci sono 200.000 lire per voi. Insomma, dai, se l'opera ti di bene, insomma, dai, vi posso dare una mano, ecco, e avete un cane da bere solo? No, ma adesso vi porto. Allora, Nicola, mi
sembra meno agitato. Sì, ho recuperato un po' di serenità perduta. No, guarda zia, non c'è da... Non c'è da capitarsi. Lo shock è stato particolarmente forte. Io lo lascerei ancora qui, giustamente. E anche tu ne hai bisogno, si vede. Bene, molto bene, molto bene! Nonno Simeone è stato sistemato alla perfezione, adesso sono più tranquillo. Certo, l'ha voluto mettere nel letto matrimoniale. Onora i vecchi e onorerai te stesso, dice Sant'Alfonso Maria dei Rigori. Ma chi sarà? Aspettate qualcuno. No. Dio mio. Amelia, aprite! Ah, Marcella, la gazzona del droghiere. Cosa vuole a quest'ora? Oh, Marcella, che succede? Ho portato Gerardo! Ah, è tornato Gerardo! Oh, è tornato Gerardo! Oh, è tornato Gerardo! Ah, è tornato Gerardo! Chi è questo Gerardo? È figlio! È il figlio del mio primo marito! Sì? Del primo marito che è morto! Morto, oh, sì, la signora è vedova di marito morto, sì. Gesù, Gesù! Gerardo, ma come ti sei ridotto? L'hanno riportato quelli della sala stretta! Ma poveretto, può fare convulsioni! No, è che ha partecipato a una maratona di danze, 3 giorni e 3 notti che balla senza mai smettere. Cosa? Ce lo faccio, lo metto in a sedere per carità. No, no, hanno detto che lo farò sedere prima di 3 ore, se no perde tutti i riflessi. Esatto, ce lo faccava anche la maratona di danza. Ma me l'ha vinto, ma che si è ritirato dopo 72 ore. Ma ci sono ancora 8 coppie che continuano. Ma non ha detto nessun premio qui. Ma che premio se si è ritirato? Che schifo di ballerina. Aspetta, su, Gerardo, no, dai. Come ti senti, Gerardo? Stanchino, tanto stanchino. Insomma, a chi lo do questo ragazzo, insomma? Ah, ti penso io, date a me, va. Vieni qui, vieni. Papà, voglio dormire, papà. No, 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 hanno detto che deve passeggiare. Non ho oh, non io vado, arrivederci a tutti. Grazie, Marcella. Mi raccomando, fatelo passeggiare, fatelo passeggiare. Fatelo passeggiare. Papà, perdoni, papà. Ma si va bene, scusi. Ma questo giovanotto, oltre alla maratona di danza, ha fatto anche l'encefalite. No, commendatore, dovete scusarlo. È la stanchezza. Ma che te l'ho letto insieme a nonno Simeone? No, perché si tratta tutti i riflessi, poveretto. Ah, c'è tutta di riflessi, gli daremo una bella lustrata. Così. Parla con me come se io fossi tuo padre. Forse il commendatore mi assomiglia alla buon'anima. Anzi, forse, certo. Stavo dicendo, non preoccuparsi. Se deve andare a riposare, vai pure. Io devo trattenermi ancora un attimo. A voi mi trattenete sì, ancora? Sì, a proposito, signor commendatore, sarebbe così cortese da accompagnare la contessa a casa? Signore, non vi cambio, no. Dai, guardi che Nicola è in buone mani, eh. E poi ha fatto amicizia con quella cara fanciulla. Mica con noi, su. No, glielo ripeto, devo trattenerli assolutamente. Zia, mi raccomando, riposati e tranquilla, Nicola ci penso io. Allora, arrivederci alla felice occasione di incontrarci ancora. E speriamo che vada tutta felice. Certo, certo. Bene. Allora, vogliamo andare? No, io veramente dovrei restare. Andiamo, è meglio. Come è meglio? Commendatore, anche se contessa passa brutto momento di tristezza. Ah, tu non ti credi mica che non ha capito, eh? Ma che cosa, sorella? Tutto. Ma tutto chi? Che lei ha un buon motivo per introdursi in questa casa. E non è di certo la beneficenza. Cosa sta dicendo, contessa? Ma no. Cosa crede che non mi sono accorta che prima di entrare lei ha bussato la porta in un modo speciale? Come se fosse un segno convenuto?
chi voleva avvertire? Un segno convenuto? Certo. E perché siete andati in camera soli, lei e la signora Valeria? Ma per sistemare il nuovo signore, c'è un altro motivo. Niente scuse. Lei guarda troppo Valeria. Desidera troppo che il marito parta. Ed è troppo generoso con questa famiglia. Commendatore, lo confessi, lei tenta di divenire l'amante di Valeria. Questo è bello, sorella. Io ti ho detto l'amante di Valeria, questo è bello con te. Commendatore, vi prego. Sappiamo che siete gentiluomo, che non può permettere cose simili. Ma state attento. Tutto questo può essere molto pericoloso. È pericoloso, ma non è possibile. Certo, molto pericoloso. È pericoloso, ma io non è possibile. Certo, perché non l'ha mai visto nell'intimità. Oggi pomeriggio sembravano due piccioncini, un vero quadretto. Sì, certo, ma no, non è possibile. Beh, Valeria è... Ma no, questa è finzione, polvere negli occhi. Almeno così penso. No. Commendatore, sono innamorati e questo è molto bello. Certo, molto bello, certo. Ma potrebbe essere una cortesia. Di là c'è nonno Simeone, qua ci sono Fiorella e Nicola. In questa casa c'è sempre stato un sacco di gente che sono andati nel ripostiglio. Commendatore, non faccia il vocale. Basta vedere come si guardano per capire il loro sentimento. Giurateo, su! Giurare? Ma scusi, le sembra strano che moglie ha il marito? Ma quale marito? Il marito? Sì, ma c'è marito e marito, quello non è un marito, quello non fa un loro. E comunque è sempre il marito. Ed io non vi lascerò finché non mi avrete giurato di non mettere più piede in questa casa. Contessa, io dovrei giurare, ma per quale motivo? Scusate, Dai, non... Commendatore, non mi faccia dire quello che non voglio dire. Voi siete insensuali. Io? Certo, voi, perché venite qui solo per trovare i piaceri della casa. Ma quale cane? Qui si mangiava la pelle del primo piatto. Non faccia dello sport. Andiamo! No, ma io devo andare. Andiamo! Signora Valeria! Comandate! È ancora qui vostro marito? Il commendatore è uscito. Sì, se n'è andato fortunatamente. Chiamo subito. Adesso sono qui. Oh, ecco. Sono a vostra disposizione. Cosa si tratta di fare qui? Allora, adesso si tratta di portare qui il baule.